Ciao a tutti, oggi nuovo consiglio letterario e per l'occasione vi parlerò di un libro che è uno di quei felici casi in cui il libro mi ha chiamato in libreria. Non so se capita anche a voi, ma banalmente recarsi in libreria, vedere un libro di cui non ti eri mai interessato, questo ti chiama in quel momento e vieni proprio colto dal fatto che ti fa pensare: ok, è arrivato il momento, lo compro a scatola chiusa. Effettivamente lo compri, poi lo leggi e ne rimani incantato. A me non capita così spesso, capita molto raramente, ma quando capita sono la persona più felice del mondo e quindi ci tenevo a donarvi questo consiglio. Il libro di cui vi parlerò è un libro che in realtà, prima di questo incontro voluto dal destino, avevo visto comunque apparire su molte testate giornalistiche, sia quotidiani che riviste. È un libro che ha avuto molta copertura a livello mediatico, dove non mi ero soffermato nella lettura di articoli e recensioni, vedevo semplicemente la copertina ovunque. E non so cosa sia successo nella libreria, ma ho visto questo libricino nascosto tra le novità editoriali e io, quasi senza saperne niente, appunto, me lo sono accaparrato. Ma ora basta, sto divagando. Il libro in questione è Due vite di Emanuele Trevi ed è la prima lettura che faccio di quest'autore. Molto probabilmente mi recupererò altro. Il libro, appunto, lo vedete, è piccolino, edito da Neri Pozza, con poche pagine. E nonostante appunto la sua piccolezza fisica, è un libro che veramente sa evocare grandissime emozioni. A me ha veramente incantato, emozionato, coinvolto. È un libro dove non c'è una parola di troppo e soprattutto ha questa scrittura sentita, incantevole a tratti, soprattutto nel costruire dei ritratti credibili, dei ritratti di persone che avremmo voluto conoscere anche noi. Effettivamente Due vite è un libro anche che è difficile incasellare all'interno di un genere. La ricerca di generi definiti all'interno della letteratura contemporanea è sempre più inutile. Ci troviamo spesso di fronte a romanzi che in realtà non sono romanzi al 100%, sono più degli ibridi che mischiano saggio, fiction, autobiografia, autofiction, eccetera eccetera. Questo è uno di quei casi. Questo libro parte con l'intento, se vogliamo, di ritrarre effettivamente due personalità interessantissime, che sono Rocco Carbone e Pia Pera, due scrittori che sono stati grandi amici di Emanuele e che effettivamente rivivono attraverso le pagine di questo libro. Due scrittori che apparentemente non potrebbero essere più diversi di così. Tanto Rocco Carbone fa fede al suo nome, quindi è granitico, è un uomo comunque abbastanza tormentato e soprattutto, nonostante sia un grande scrittore, nella costante ricerca dell'approvazione altrui. Lui è costantemente frustrato dall'idea che i suoi libri non riescano ad ottenere grande successo o il successo che lui si aspettava, e vive la scrittura veramente come qualcosa di che gli morde dentro, in un certo senso. Tanto lui è in un certo senso così arcigno, tanto è dolce e eterea, se vogliamo, la figura di Pia Pera, che Emanuele Trevi ricorda con estrema dolcezza. È una donna che anche lei ha avuto, in un certo senso, un rapporto abbastanza tormentato con la scrittura, in particolar modo dopo aver visto naufragare il suo libro ambizioso, Il diario di Lo, che è una riscrittura dal punto di vista della Lolita, appunto, del grande romanzo di Nabokov, quindi una riscrittura con cambio di punto di vista. Un libro che sul quale Pia Pera ha lavorato tanto, ci ha messo l'anima, e che poi si è ritrovata a immettere sul mercato ottenendo, diciamo, incomprensioni e soprattutto finendo nei problemi, perché Pia Pera ha dovuto anche combattere in un certo senso con gli eredi di Nabokov, che vedevano nel suo libro, un'opera nata da lei, un plagio senza valore letterario.
Ma questi sono, l'aspetto della scrittura di questi due personaggi è solo uno degli aspetti che Trevi racconta. Innanzitutto si chiama Due vite il libro, vi dicevo, però a livello narrativo sono tre in verità. Due vite ricordate, quindi Rocco Carbone e Pia Pera, ma in realtà la terza è naturalmente quella di Emanuele Trevi stesso, che è un po' il catalizzatore nel raccontare queste due anime, è l'unione, il trait d'union. Tre amici scrittori, appunto, che si incontrano in un incontro simbolico, effettivamente, a inizio libro, viene ricordato con grandissima intensità, questo incontro che avviene in una galleria d'arte, il Musée d'Orsay, dove i tre amici contemplano l'origine del mondo di Courbet. Un ricordo che effettivamente arriverà poi anche a conclusione del libro, donando effettivamente ancora questo senso di duplicità e soprattutto di circolarità del ricordo. E il libro, pur essendo, vi dicevo, smilzo, semplice da leggere, in realtà molto complesso perché ruota sempre attorno a questa duplicità, perché le due vite raccontate sono sì Pia Pera e Rocco Carbone, due scrittori tra l'altro scomparsi molto presto, giovani, per assurde fatalità. Pia Pera dopo aver lottato con la malattia della SLA e Rocco Carbone per un incidente. Entrambi scomparsi effettivamente dopo aver, tra l'altro, portato a termine quelli che ritenevano essere le loro opere più grandi, i loro romanzi definitivi in un certo senso. Ma le due vite non sono solo quelle di Rocco e Pia, ma sono anche le vite che noi viviamo. C'è un punto veramente intenso, forte, in cui Emanuele Trevi ci dice sostanzialmente che tutti noi viviamo due vite. La prima vita è effettivamente quella fisica, quella in cui noi respiriamo, in cui noi agiamo nel mondo. La seconda vita, invece, sono i ricordi che costruiamo e soprattutto i ricordi dei nostri amici, delle persone che ci sono state accanto. Il nostro rivivere una seconda volta. E la scrittura, ed è quello anche l'altro grande tema del libro, perché il libro è anche, se vogliamo, un saggio sulla scrittura, un saggio letterario quasi, che si contamina effettivamente nel ricordo biografico, dove però per biografia non si intende il resoconto dettagliato delle vite, ma ricordi rarefatti, ritratti effettivamente di come lo scrittore ricorda i suoi amici. La scrittura è un portale, effettivamente, che permette, in un certo senso, ai morti o alle persone scomparse di ritrovare un passaggio nel mondo terreno, se vogliamo. Ed effettivamente questo libro sembra, in un certo senso, la porta o comunque il passaggio in cui Pia Pera e Rocco Carbone effettivamente rivivono in queste pagine. Ed è potentissima questa immagine, l'idea della scrittura che rende quasi immortali, ma anche e soprattutto del fatto che noi viviamo due vite. È una cosa che a me è vera, tra l'altro, che ha colpito molto, ha emozionato molto. Perché innanzitutto sì, è un libro che parla di vita, di morte, anche di scrittura, ma è soprattutto un bellissimo libro sull'amicizia. È un bellissimo libro denso, sentito, ricco, di emozioni, nonostante nella scrittura sia semplice, senza fronzoli, quasi minimale, ma comunque elegante. È un libro veramente che vi consiglio, piccolo ma allo stesso tempo grande, che io ho amato molto. E forse non mi sono soffermato troppo, su ciò che racconta, ma ci tenevo comunque a presentarvelo. E quindi, io ve lo straconsiglio. Questo era Due vite, di Emanuele Trevi, un bellissimo racconto di due figure che tra l'altro non siete tenuti a conoscere. Nel senso, se vi blocca il fatto che questo libro racconti di due scrittori che non avete letto, banalmente, io stesso non ho mai letto un libro di Rocco Carbone o Pia Pera, è ininfluente, sappiatelo, non serve avere una conoscenza pregressa in questo senso. Lasciatevi andare dalla scrittura e soprattutto aprite questa porta nel conoscere delle figure molto interessanti e soprattutto una storia d'amicizia vera che vive nei ricordi, splendida.
E quindi niente, ripeto, questo era Due vite di Emanuele Trevi. Fatemi sapere se l'avete letto o non l'avete letto, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Io ve lo straconsiglio. Fatemi sapere appunto che ne pensate. Io intanto vi aspetto al prossimo video. Vi mando un bacione e ciao ciao.